falls. When the night falls. Esatto, il microfono di qua. Solo questo, no? Sì. Questo e sì, questo. Sì, sì, sì. E poi c'è un $1,000,000 questo qua. Esattamente, se volevi la faccettina. La faccettina. Oh. E come vuoi tu con il wow wow, riguardiamo il centro. Okay. Wow, wow, wow. La parte di qualcuno che ha sempre tutto sotto controllo, come la mia voce perfetta su ogni nota. Poi la notte, quando torno a casa e giro la chiave, non c'è nessuno che mi aspetta. Che meraviglia! Ma se soltanto lui fosse riuscito a vedere cosa c'è un poco oltre il mio bel viso, avrebbe visto una donna spaventata e piena di paure, bisognosa di un abbraccio, di qualcuno che la proteggesse dal dolore. Adesso basta riflettori, basta stare male. La cosa migliore è sparire per sempre, andare via di qui. Da un inferno che ha bruciato me, i miei sogni, un'altra pillola, l'ultima, per scordare definitivamente questa vita che non è più la mia. Non è una cover band, questo è importante, vedi, questa è la cosa principale, non è una cover band, non potrebbe mai esserlo, lei è una, unica. La sua voce, il suo carisma, le sue qualità canore, solo lei può esserci. Allora ho detto, no, non facciamo per una tribute band, facciamo un tribute show. E quindi a mano in mano sono venute poi tutte queste, diciamo, idee, per cui i ballerini, e poi Stefano Contabile è bravissimo. Un punto di forza di questa squadra è che tutti, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, ci hanno messo tutti veramente lo stesso entusiasmo. Quindi io sono convinta che sia lei che è questo grosso collante, perché tutti la amiamo alla stessa maniera. E quindi non è uno spettacolo dove io sono chi fa e quella che fa, no, non esiste. Cioè io cerco il più possibile di calarmi in quello che lei dice, in quello che lei sente quando canta. Poi, certo, è chiaro, ci sono partiture, uno cerca di seguirle il più possibile, ma non potrebbe essere un'identità, è semplicemente un tributo, un grosso amore che tutti noi dimostriamo.
spero che questo arrivi alla gente. Sarà una serata di grande successo perché noi lavoriamo con il cuore.